Tutti il giorno alle 6, delle 6 alle 19 sono appena arrivata a casa. Ah, benissimo. Sei contenta come al solito? 11 ore, brava. Vedi quanto lavoro hanno questi nostri infermieri? Bene. Ti piace, Mira, studiare la lingua italiana? Ah, Sì, molto, benissimo. molto, molto. Molto, mo molto, molto. Allora avrà successo in Italia. Come, dottore? Avrà sicuramente successo in Italia. Ah, ti ha detto che avrai successo in Italia se studi bene l'italiano, quindi. Benissimo. Buonasera, Mannei. Ci senti, Mannei? Buonasera professore, buonasera dottore Vigi, buonasera a tutti. Basta dire due parole, ti presenti in quale ospedale, in quali servizi, e poi andiamo avanti perché vedo che ci siete tutti, mancano ancora due, però dobbiamo iniziare poi. Allora, Manuel. Io lavoro oggi al turno di giorno all'ospedale di Sers. Al Al pronto soccorso. pronto soccorso. Buonasera, Giaballa. Buonasera professore, buonasera dottore, buonasera a tutti. Allora, ti presenti perché io non ti conosco, nemmeno il dottore. Chi sei? Chi sei tu? Chi sei? Presento, mi chiamo Rashid Zaballa, sono infermiere, io abito a Gafsa. Ah. Io lavoro in casa da cura, al pronto soccorso. Io faccio il turno di giorni. Oggi non ho di lavoro. Io ho fatto un caffè con mio amico. Ah, sei stato al bar col tuo amico. Hai fatto la vaccinazione, Isabella, tu? Non No, professore, no. ancora, oppure tu non lo vuoi fare proprio? Non lo può fare. La voglio fare, bene. Andiamo avanti subito. Corais, buonasera, Corais. In Italia non posso Buonasera, professore. collaborare. Come? In Italia, se non si vaccina, non può lavorare in ospedale. Ma hai sentito, Giaballa? Se non fai la vaccinazione non puoi lavorare in Italia. In In ospedale. ospedale. Devi fare la vaccinazione, Rava. Che non fa. Ok. Buonasera, Corais. Buonasera professore, buonasera dottori. Però il dottore vuole vedere questi infermieri, ti vogliamo vedere. Dove sei, Corais? Devo aprire Devi telecamera. aprire la telecamera, ecco, perfetto, così è meglio. Oh. Buonasera, mi presento. Mi chiamo Koresh, faccio l'infermiere da 8 anni, lavoro nel reparto di oncologia da Ah, 8 anni. allora puoi fare una discussione con il medico, allora, che c'hai un oncologo qua vicino. E spero. Sì, Quarai? Cosa speri, Quarai? Spero che che posso fa fare una conversazione con il dottore, Ah, perché no, abbiamo la stessa specialità. ah. Poi puoi fare qualche domanda dopo la presentazione di Luigi, puoi fare qualche domanda al dottore comunque per capire il servizio di oncologia in Italia e in Tunisia. Benissimo, Quraish. Chi dobbiamo ancora non ha parlato? Semia, buonasera. Dove sei, Semia? Buonasera, dottor, professori. Buonasera, dottori. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, sta bene. Ieri eri stanca, oggi in forma? Un Un po'. po'. Io
Oggi lavori della 7 mattina alle 19 sera. Ah, è faticoso poi con questa situazione critica un po' nei nostri ospedali. E in quale ospedale, facciamo sapere al nostro amico Luigi, dove lavori, in quale ospedale e in quale reparto? Io lavoro all'ospedale di San Gueno, all'appartamento di Covid-19. Allora... Ah, tu lavori proprio al reparto Covid? Sì. È pieno? Sì. Come sono i casi critici, casi gravi, no? Critici. Sono tutti casi critici? Mamma mia. Buonasera, Esra. Buonasera professore, buonasera ecco. Dottore. Buonasera. Buonasera colleghi. Questa è l'infermiera più seria di tutta la classe, molto seria lei. È la prima volta che ti vedo sorridere. Io faccio il turno di notte. Ah, il turno di notte, stai al lavoro adesso allora? Sì. Di un po' al dottore in quale reparto lavori, cosa fai? Mi presento, mi chiamo Yusra Pashrawi. Sono infermiera nel reparto di cardiologia in ospedale universitario di Mednin. Di Mednin, vicino a Gerba, così se vogliamo passare le vacanze a Gerba, lei mi ha promesso che possiamo andare a Gerba tranquillamente. Bienvenuta. Vengo io e il dottor Luigi, non da solo. Tutta la famiglia, veniamo due famiglie a Gerba. Bene, se è l'ospitalità dei gerbini o dei gerbiani. Benissimo, grazie. Yosra, Nusair, buonasera. Buonasera, Sia Hamadi. Buonasera, dottori. Buonasera a tutti. Allora, ti presenti al dottore? Sei, cosa fai? Mi chiamo Nusair Mejri, sono infermiere. Io lavoro al centro di medicina dello sport del Manza. In quale reparto? Io lavoro il reparto di cardiologia e faccio il turno di giorno. Il turno di giorno. Sei sposato? Sì. Da quanti anni sei sposato, non sai? Due anni. È ancora new. Grazie. Grazie, lo sai? Benissimo. Grazie. Gli altri, così guadagniamo un po' di tempo perché siamo un po' tardi. Poi c'è Imen Feisa, Olfa Abdellewi, Wessim Riehi, Shrif, Salemi. Quindi poi vi daremo la possibilità, se volete fare anche delle domande e parlare con il dottor Luigi. Prego, dottor Luigi. Sì, allora io intanto volevo parlare di quella che è la cartella. Sì. La cartella clinica e la cartella infermieristica, che è una parte della cartella clinica del paziente. La cartella è quell'atto che va compilato o per via manuale o per via, diciamo, attraverso un computer, quando c'è la cartella elettronica, e che deve registrare praticamente tutti, il diario completo di tutti gli interventi medici ed infermieristici e tutti i fatti clinici che caratterizzano il ricovero di un paziente in ospedale fino alla sua dimissione. Che cos'è una cartella? Una cartella è un atto pubblico da un punto di vista medico-legale, è un atto pubblico, si chiama di fede privilegiata. Cosa vuol dire? Vuol dire che il contenuto di questa cartella può essere smentito solo con una prova contraria. Cioè quello che c'è scritto nella cartella, se è vero, costituisce quasi una cosa non cancellabile.
stamattina ho detto è Vangelo o Corano, d'accordo? Okay. Quindi non le puoi cambiare, sono puniti dalla legge. Ti interrompo un attimo per vedere se stanno, avete capito quello più o meno quello che sta dicendo il dottore, quindi vi sta presentando l'utilità e l'importanza di questa cartella infermieristica in cui vengono registrati tutti gli atti clinici dal giorno, dall'ora in cui viene ricevuto il paziente in ospedale fino alla sua partenza dopo le sue cure. Quindi nella cartella clinica, diciamo, sono indicate sia l'anamnesi, dicevo, che cos'è l'anamnesi? L'anamnesi l'hanno studiata ieri. Perfetto. Descrivere les antécédents, se vi ricordate. Esatto. Le malattie in famiglia, come è nato, come... Sì. Allora, ci sono tre tipi di anamnesi. Ovviamente. Tre tipi di anamnesi. Un'anamnesi che si chiama anamnesi fisiologica. Fisiologica. Un'anamnesi che si chiama anamnesi patologica prossima e un'anamnesi patologica remota. Cosa vuol dire? L'anamnesi fisiologica è la storia fisiologica, diciamo, del parto, dell'allattamento, della crescita, diciamo, di quegli eventi fisiologici che di aver fatto il servizio militare quando si faceva, eccetera, eccetera. Attenzione che sia il giusto paziente. Attenzione che sia il giusto farmaco. Attenzione che sia la giusta dose. Ah, oui. Attenzione che sia la giusta via. Attenzione che sia il giusto tempo. E attenzione che ci sia la giusta registrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, primo, la scheda della terapia non deve mai avere solamente il numero di letto. Perché? Perché il numero di letto è un numero che può cambiare. Cioè, stamattina c'era un paziente, il signor Ponzio, al letto numero 6, e la sera c'è il signor Pilato. Se poi non hai cambiato la scheda, rischi di dare a Pilato quello che davi a Ponzio. E chissà quante volte è successo negli ospedali questo. Un tempo, infatti, veniva trascurato il nome e cognome, va bene? Mentre invece, oltre al numero del letto, va sempre specificato il nome e cognome del paziente, va bene? Registrazione, ma è che è molto importante. Se mi chiedi, ma se infermieri, fai canetic, e se mi chiedi, fai tipo, scat, tic, tic, ruh, scat, tic, le sei, di mi sciacra, le mi riede, shandu, shmandu, e due, kadesh mendos, che è, e se mi con clair, mus tic, tic, haja, tic, fema, e tic, fema, che mi sbeddo, qual, va, جوت معناها حتى شيف الرومان 2x و معناها ما فهمهاش قاعد يفرق في دوي اسمه 2x جي درا شنو وقت اللي انا ايماجيني دونك خاطر هو كتب حسب هو شيف لكن كي عطاه جي مثلا الانفيرميير اللي في التورنو بعده باش يقرا باش يفرق في درا شنو في حكايه معناها دونك نلا ريجستراسيوني دوفيتي اسر بريسيزي اي كياري سوبراتوتو il langage, ma l'altra abbiamo parlato della comunicazione, del messaggio e del codice. Ritorno con Seymour Butbado, che se il codice non è capibile da me e da Gieni, da Mieni, da Aimani, da Asma, qui è lì che si crea una confusione. Chiarezza e usiamo lo stesso codice come abbiamo visto l'altra volta quando abbiamo parlato della comunicazione. Che una delle cose a cui bisogna sempre stare attenti, soprattutto nei pazienti anziani, è il fatto che questi continuino ad essere presenti e orientati nel tempo e nello spazio. E cioè, spesso e volentieri, i pazienti anziani che vengono ricoverati negli ospedali perdono il senso di orientamento, cioè non si ritrovano
pensano di essere ritornati a casa della mamma, pensano di essere, è così però. Fammi dei passioni, sai che il kbar, se tu li giri, devo disorientare, fammi fi bello giardino, rommo, fammi un'osciasso, li ho ospitati. Qualche volta, come dire, l'ospedale gli aiuta a diventare ancora più dementi, insomma, ecco, purtroppo è così. Interventi giudici, lo stesso. E un'altra cosa in cui l'infermiere sempre deve essere, quindi questo sia perché va sempre rispettata la volontà del paziente, se è capace di intendere e di volere, naturalmente. E l'altra cosa importante è che l'infermiere professionale è tenuto al segreto professionale. Assolutamente. Per cui non può rivelare a nessuno, a meno che non si tratti di reati o di, come dire, di richieste della procura o di, insomma, i fatti del paziente non possono essere rivelati a nessuno. Se il paziente non vuole che questi si debbano rivelare, è tenuto a mantenere il segreto. Sono contento perché abbiamo già lavorato sull'amnesi, abbiamo lavorato sul carrello delle emergenze, quindi loro li vedo contenti perché stanno capendo quello che stai raccontando. Adesso possiamo anche lasciare, come abbiamo fatto con l'altro gruppo, abbiamo anche il tempo di lasciare una decina di minuti per le vostre domande al dottor Luigi. Prego, la linea a voi. Professore. Prego. Asma, prego Asma. Professore, commentari a questo. Non ho capito Asma. Anche question commentaire. Sì, vai, fai. Ah, una domanda e un commento. Prima la domanda, poi il commento, fai quello che vuoi. Sì. Io sono stomaterapeuta. Sì. Una legge autorizzazione della paziente prima l'operazione. Prima dell'intervento c'è questa legge italiano, prima Italia come Tunisia. Come in Italia, come in Tunisia, sì? Sì. Le autorizzazioni. Sì, le formazioni, io sono stomaterapeuta in Tunisia, ani qada manish nkhdem biha, mi esko hadiya bach tkun point de plus radio illa li. Lei è laureata ovviamente nelle scienze infermieristiche, specializzate nello stomaco. Lei sta dicendo, lei non sta lavorando in questa specialità, però lei dice, ma con questa sua specialità può avere, può lavorare in Italia. Ho capito bene. È enterostomista. Enterostomista, cioè specialista delle stomie intestinali. Sì. Mi ha studiato un anno all'università, ha fatto dei tirocini, eccetera. Sulle enterostomie. Sì. Perfetto. Sì. Allora. In Italia ci sono in diversi ospedali dei centri di riferimento dove diciamo un infermiere è delegato a fare addirittura l'educazione ai pazienti che sono portatori o di colostomia o di urostomia, eccetera. Sì, ci sono e può chiedere. Se la mandano in qualche ospedale, o anche può darsi che se non c'è, sapendo che lei ha questa specialità, può darsi che anche le dicano che magari può occuparsi di questi pazienti. Prego. Buonasera professore, buonasera miei colleghi, buonasera dottori, spero che tutti i membri siano in buona salute. Dottori, ho due domande. Primo, il reparto infermieristico estero pazienti, puoi darci qualche punto? Secondo, l'infermiere in servizio di rianimazione. Puoi ripetere, Sallemi, perché non abbiamo capito bene. Prima domanda, qual era?
Ho due domande. Sì? Primo, il rapporto infermieristico estero pazienti. Poi darci qualche punto. Il rapporto degli infermieri stranieri con i pazienti. I pazienti come vedono l'infermiere straniero? Seconda domanda. L'infermiere in servizio di rianimazione. E cosa vuoi sapere? L'infermiere nel reparto rianimazione. Noi abbiamo avuto l'esperienza, soprattutto degli infermieri che venivano dai paesi dell'est. Avvicina il microfono, Luigi, perché... Sì, abbiamo avuto... Mi senti adesso? Perfetto. Abbiamo avuto, diciamo, l'esperienza di infermieri che vengono dalla Romania, dalla Bulgaria, insomma, dai paesi dell'est. E questi comunque si sono abbastanza adattati, ma all'inizio era molto dura. Il problema è, come al solito, un problema di comunicazione. Sì. Però io, quello, nella mia esperienza, almeno per i tunisini che ho conosciuto in Italia, eccetera, il tunisino ha una grande capacità di imparare le lingue. Quindi, cioè, tutto dipende dalla comunicazione. Se tu vieni visto bene o male in rapporto al fatto che devi capire, ma a certe volte in ospedale devi anche capire al volo, non è che devo stare 2 ore a spiegarti qualche cosa, insomma. Allora, il dottore ha risposto a tutte le mie domande, grazie mille. E grazie anche professore per questa opportunità. È di dovere. Lo facciamo. E poi la domanda? Ah, tutto chiaro. Tutto chiaro. Dopo Jihen c'è Mihen, poi non so, poi arriviamo a Mira. Prego, sì. Mihen. Sì. Dottore, un'infermiera di sala operatoria può lavorare in sala operatoria in Italia o ci saranno corsi incentivi? Allora, un'infermiera che abbia lavorato qua in Tunisia in sala operatoria potrà lavorare anche in Italia in sala operatoria. Il problema sarà il problema di lingua. Cosa voglio dire? Se io dico passami le Kelly, passami le Cocker, passami la pinza, passami il divaricatore... E tu gli passi una sigaretta, ti mandano via. Che... Allora ci sarà un periodo nel quale uno deve anche lì affiancarsi e vedere come si lavora, insomma. Ecco. Anche perché non è che sia una differenza tra la Tunisia e l'Italia. Ogni equip chirurgica ha come dire, delle sue manie, delle sue regole, no? Che sono differenti gli uni dagli altri. Però voglio dire, è assolutamente normale. Lei lavora in sala operatoria? Certo. Basta saper. Sì, lei lavora in sala operatoria. Allora che problemi ci sono? Che problemi ci sono? Nessun problema, si tratterà semplicemente di adeguarsi a quelle che sono, come dire, le stravaganze. Certo. E impadronirsi soprattutto della lingua, per sapere, nel servizio chirurgia, nella sala operatoria, deve veramente sapere gli strumenti, come si chiamano in italiano, eccetera, per non avere problemi. Solamente questo, poi dopodiché se ha esperienza... Poi dopo un mese, due, si impara. Assolutamente, vedrà che avrà successo. Avrai successo, Emile. Mira? Grazie. Ascoltando il medico, ho capito che i metodi di lavori sono quasi gli stessi, ma più severi. Più severi in Italia? Sì. Voglio solo chiedere informazioni sull'orario di lavoro, se è lo stesso o no. Cioè quante ore lavora? Sì. Allora, in media ci sono 2 turni di lavoro, un turno che inizia per esempio alle 6 o alle 7 di mattino e finisce alle 14, un altro che inizia alle 14 e finisce alle 21 o alle 22 e l'altro che poi è la notte. Questi sono i 3 turni.
il lavoro che vengono fatti. Poi ci sono... Quale in Tunisia, no? Praticamente 3 turni di 8 ore ciascuno. Oppure può essere che quelli del giorno sia 1 ora in meno e quello della notte sia un pochettino più, un po' più lungo. In media sono 38 ore settimanali e poi ci possono essere degli straordinari e poi vengono pagati a parte gli straordinari. Prego, Seyfeddin. Buonasera. Buonasera. Primo piacere di conoscerti. Allora, com'è il Covid-19 in Italia in questi giorni? È brutto. Come tutti i paesi del Mediterraneo. Diciamo, ha i suoi problemi perché diciamo non siamo riusciti a mantenere il passo con le vaccinazioni immediatamente, come hanno fatto altri paesi più intelligenti di noi, e quindi ancora noi abbiamo delle ondate di ricoveri che sono particolarmente severe, insomma. Noi in Tunisia in questi giorni veramente una cosa pazzesca. Quindi non hanno ancora, diciamo, non si era capito immediatamente che l'unica via di uscita era il vaccino, quindi o ti vaccini o non esci, insomma. Buonasera professori, buonasera dottori, buonasera. E buonasera a tutti i colleghi. Però non ti vediamo, Asma. Mm-hmm. Non ti vediamo. Apri la telecamera. Ok. Buonasera. Ecco la nostra Asma. Al caso di cura, quanti pazienti per infermieri? Come a Tunisi, 6 pazienti. Oggi sia la stessa oggi o in base al servizio, cioè quanti pazienti devono essere seguiti per ogni infermiere nella casa di cura? Questo non glielo so dire, perché anche qui tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso che la legge impone determinate proporzioni. Però queste proporzioni poi sono in ragione della patologia a cui devi assistere. Allora, se io ho una casa di cura con pazienti non autosufficienti, è chiaro che dovrò avere un numero importante, magari 1 ogni 4 pazienti, per esempio, o 1 ogni 6. Oppure se invece sono autosufficienti, magari ne ho 1 ogni 10. Tutto dipende dalla situazione dei pazienti. In linea generale le case di cura cercano sempre di risparmiare su tutto e anche sul personale, capito? E infatti da noi, come dire, la migliore assistenza è negli ospedali pubblici, non è negli ospedali, non è nelle case di cura. Mi sono spiegato, cioè, il contrario della Tunisia. Grazie mille. Grazie a tutti. Allora, vai Luigi, ti lascio la parola. Sì. Dicevo grazie a tutti e auguri, insomma, in bocca al lupo. Crepi. Okay. Sì. Grazie dottore. Grazie a te. Grazie a te dottore. Per la disponibilità e la gentilezza. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. A domani. Grazie. Ciao.